Ciao a tutti! Oggi video un po' diverso dal solito perché sono stata contattata da qualche sito cinese e alla fine ho detto, vabbè, proviamo. Praticamente mi davano l'opportunità di scegliere qualche capo di abbigliamento dal sito e me l'avrebbero mandato. E quindi adesso vi mostro quello che ho scelto, insomma. Diciamo che all'inizio ero un pochino perplessa perché acquistare abbigliamento online è sempre difficile. Perché non si sanno le taglie, non si capisce il materiale, soprattutto su questi siti le cose costano veramente pochissimo, costano veramente molto molto poco. Il pacco mi è arrivato nel giro di pochissimi giorni, quindi cioè, ma veramente parliamo di forse 2 o 3 giorni? Non so come abbia fatto, cioè il teletrasporto questo pacco. Il sito in questione si chiama New Dress, vi lascio comunque il link nel box informazioni anche di tutti quanti i vestiti. Comunque, pacco appena scartato, provo le cose e vi dico strada facendo, insomma, le prime impressioni quali sono. Questa è la location migliore che io sia riuscita a trovare, quindi sì, diamo il benvenuto al quadro della corrente e ce lo teniamo con noi per tutto il resto del video. A parte ciò, questo è il primo vestito che vi mostro, è oro e nero. Devo dire che dalle foto del sito mi piaceva molto, ma indosso a me non mi fa impazzire troppo, mi sembra mi ingrossi un po'. Non so se con una cinta in vita riesco a farmelo piacere un pochino di più, non so se sono proprio le cuciture che non mi piacciono, però non mi fa impazzire indossarlo. Su di me, ecco, non mi piace molto. Arriviamo a questo vestitino beige che dal sito mi faceva impazzire, ma è piccolo, non mi si chiude, è proprio piccolino. E infatti sto rosicando veramente tantissimo perché mi piaceva anche per il tessuto, non era malaccio. Ovviamente non fate caso al mio intimo nero, ma ovviamente cioè, ero appena tornata a casa. Email. E questo veniva anche con questa cintina qui. Mi piaceva proprio tanto questo vestitino, però purtroppo è piccolo e quindi sì, sono rimasta molto 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 delusa, triste, non è giusto. Altro vestitino prettamente estivo, questo anche dal sito mi piaceva tanto. Qui è un nì, cioè nel senso mi piace o non mi piace, sarà che il tessuto non è di cotone, è abbastanza sintetico e quindi forse non si muove come piacerebbe a me, però la stampa mi piace tanto, se vi devo dire la verità. Magari come vestitino poco impegnativo per l'estate ci può stare. Altro vestitino prettamente estivo che, se devo dirvi la verità, mi piace davvero tantissimo, cioè mi piace proprio tanto, mi piacciono i colori, mi piace come è fatto. Questo viene anche questo qui con la cintina, è il più sintetico di tutti, se devo dirvi la verità, è proprio strasintetico, però mi piace veramente tantissimo, cioè anche questo qui ovviamente è poco impegnativo per l'estate, però molto molto carino. Maglietta a maniche lunghe con il cuore, grigia con il cuore nero. Questa forse una taglia di meno sarebbe andata meglio, però no, la indosserò tranquillamente anche così più comoda, insomma, non è assolutamente un problema. E questa qui con questo cuore mi piace, devo dirvi, questa qua mi piace abbastanza. Incuriosita dalle immagini, avevo preso anche questo giacchino che. Adesso a vederlo così ancora devo capire, se vi devo dire la verità, devo ancora capire se mi piace o non mi piace. Una cosa che ho notato, insomma, delle cose cinesi è che in genere hanno le maniche sempre più corte e larghe, non capisco per quale motivo. Comunque questo forse abbinandolo in qualche modo, cioè sembra abbastanza caldo, non è malvagio, fa un po' di spessore. Quello sì, fa un po' di spessore tipo trapuntina praticamente, però devo capire come abbinarlo, ecco. Ma quanto può piacermi questa, che penso potrò utilizzare sia come maxi maglia che come vestito, perché come vedete è abbastanza lunga. Cioè, questa mi piace tantissimo, anche questa purtroppo tessuto sintetico. Io sinceramente preferisco i tessuti in cotone, però anche quelli lì in cotone, appunto. Insomma, cinesi non è che sia proprio cotone, cotone vero, ecco, insomma, il cotone è un'altra cosa, parliamoci chiaro. Comunque, questa qui viene anche con questa cintina di tessuto, ha i buchini lì per metterli, però io adesso insomma la appoggio così senza infilarlo dentro, tanto giusto per vedere come ci sta. E anche con la cintina sta bene, mi piace, e quindi questa qui, insomma, tra tutte le cose, devo dire che è quella che mi piace di più di tutti. Cioè, mi piace proprio tanto, 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 tanto questa, bellissima. Per curiosità, ho voluto provare anche questo
giacchettino invernale, all'interno è tipo montoncino, e devo dirvi, alcune cose sono diverse rispetto alle foto, ecco, ma semplicemente perché appunto non si ha la possibilità di toccare con mano al momento. Comunque, ecco, qui rivediamo le manichine che all'inizio mi sembravano corte, poi però chiudendolo non, cioè, arrivavano alla lunghezza giusta. E devo dirvi, quell'attimo che l'ho indossato, questo qui è molto caldo e anche per la forma che ha. Se vi devo dire la verità, non mi dispiace, anche il colore non mi dispiace. Questo qui mi è piaciuto questo giubbino qui, mi è piaciuto molto. Questa maglietta stava meglio la ragazza che la indossava sul sito nella foto, però devo dire che anche questa qui non mi dispiace troppo. Ha la manica, come vedete, un po' particolare, che inizia tipo canottiera e poi in realtà c'è la mezza manichina, però lascia appunto la spalla scoperta. Rimane morbida e è abbastanza corta. Devo dire che non mi dispiace, secondo me con un po' di abbronzatura questa qui non sta neanche troppo male. Ed infine questa tuta fantastica che però è piccola anche questa, no! E calcolate, questa qui è una L, cioè vi giuro, è veramente troppo troppo piccola, però era troppo figa. Infatti sto rosicando per questa qui perché mi sarebbe piaciuta veramente tantissimo per come è fatta, molto particolare. Questo era il pantalone, carinissimo anche il pantalone con i polsini sotto, ma questo pantalone proprio sì e no che mi può entrare in una gamba. E questa è una L. E con questo è tutto. Qualche commento a chiusura del video, vi dico che i capi non puzzano, non hanno era la mia paura, diciamo, che puzzassero di petrolio, invece non puzzano, ce n'è soltanto uno che ha un odorino un po' più particolare, ma perché proprio il tessuto è sintetico, proprio 100% sintetico. Vi dico, non hanno una qualità eccelsa questi capi, anche se c'è ad esempio questo qui, aiuto cado, cioè questo sì, perché sono seduta a terra, esatto, ero in ginocchio a terra. Questo qui mi piace da impazzire, ad esempio, ci sono alcune cosette che mi piacciono davvero tantissimo. Ecco, per le taglie io ho preso principalmente M ed L, la tuta è una L, probabilmente l'avrò detto durante il video, non lo so, però mi dispiace perché cioè, è proprio una taglia piccola, secondo me quella lì, cioè io la considero una S quella taglia lì. La lavastoviglie ha finito il suo lavaggio, comunque. Quelli che costano veramente pochissimo hanno cuciture che ovviamente non sono perfette. E anche qui c'è da sì, sono capi cinesi, però c'è da distinguere il capo cinese dal capo cinese. Cioè, nel senso, cioè, oggigiorno penso che il 90% e oltre delle cose che compriamo provengono da lì, sono cinesi, però appunto bisogna distinguere quali capi cinesi. Forse devo riuscire un attimino a orientarmi in questi siti. Vedremo. per ora ci sono alcuni capi che mi piacciono tantissimo, altri che appunto come avete visto mi sono proprio stretti, e altri che mi vanno, ma non mi piace come mi stanno. Però ovviamente è il rischio di quando si prende qualcosa dal web. In questo caso ovviamente a me erano stati inviati, quindi fortunatamente non li ho pagati, però. Quindi ecco, spero che questo video potrà essere utile magari a qualcuno che vorrà fare shopping online su questi siti. Se avete una corporatura come la mia, ecco, insomma, regolatevi, magari prendete una taglia in più rispetto alla vostra taglia, ecco. Con questo credo che sia tutto, vi aggiornerò magari se hanno una buona riuscita da lavati o meno. Niente, per ora vi mando un enorme bacio e ci vediamo alla prossima. Ciao!